La stanza del Tiglio è la stanza più fresca di Amaltea. Ne sa qualcosa Michu, che quest'anno è sempre qua. Di più Michu va avanti e indietro, entra, stai riprendendo. Michu in genere cosa fa? Esce sulla terrazza del Tiglio, sceglie il posto in cui stare, poi ogni tanto torna dentro e poi ogni tanto torna fuori, in perfetta continuità dentro fuori. Perché? Perché la gatta Michu sa cos'è una casa, la gatta Michu sa cos'è un luogo, la gatta Michu sa che i luoghi vanno usati e vissuti intensamente, la gatta Michu insegna a come si usano i luoghi. Questa, la stanza del Tiglio, è anche detta la stanza di Corto Maltese. E oggi, che è il 25 di luglio, Paolo ha deciso di trasformarla in una macchina da studio. Vediamo perché. Macchina da studio e macchina da scrittura, visto che devo scrivere un articolo sul tema del paesaggio. Il paesaggio e le generazioni, le trasformazioni del paesaggio, il paesaggio interiore, cioè il paesaggio soggettivo, ma anche il paesaggio oggettivo. Quindi tutti questi aspetti del paesaggio che vanno a costituire uno dei modi di dare senso alla vita contemporanea e quindi la responsabilità che abbiamo anche nei confronti del paesaggio che le generazioni precedenti ci hanno consegnato. Ecco, la trasformazione in macchina da studio e da scrittura consiste nello spostamento di pochi oggetti d'arredo, una sedia per reggere il paralume, perché questa è una stanza in ombra, il tavolino di solito posto come comodino del letto, come piano d'appoggio, ed ecco qua Genius al lavoro. In buona sostanza oggi leggerò tutti questi libri secondo un metodo di lettura soggettiva, allo scopo di scrivere appunti su questo blocco di appunti e poi questa sera trasformarli in un articolo di circa 6.000-7.000 caratteri. Per mettersi qui a leggere, Paolo ha abbandonato un altro angolo di lavoro, l'angolo del computer. Usciamo dalla stanza di Corto Maltese, io ho l'obbligo di non disturbare fino alle 2 di stanotte. Esattamente, fino alle 2 di stanotte. Ok, salvo pausa pranzo. Cena, giusto. Allora usciamo dalla stanza di Corto Maltese, qui ci sono gli altri quadretti che identificano la stanza. La musica di sottofondo arriva dalla stereofonia allestita da Paolo per lavorare al computer, che al momento è disadorno. La sedia del Genius è vuota in attesa stanotte di raccogliere quanto ha studiato oggi. E voilà, riprendiamo di nuovo. Sembra più un piccolo scrivano fiorentino. Comunque. Com'è? Sembri il protagonista del piccolo scrivano fiorentino. Per fare tutto questo ci hai impiegato quanto tempo? Un'ora. Tutto questo cos'è? L'impiantita qua. Ah sì, è stato un semplice spostamento di arredamento, perché la magia di questa casa. Sta registrando? Mm-hmm. La magia di questa casa è che qualsiasi cosa fai, questa casa accetta con generosità
e con disponibilità di restituzione, qualsiasi cosa le si faccia. C'è un arredo, c'è un altro, e lei accoglie tutto, tutto. Assorbe e rende esattamente l'idea che ha avuto, la esalta, la valorizza. Perché è una casa fatta così, è una casa vivente. È una casa vivente, è un oggetto, è un essere vivente questa casa. Ritorniamo da dove siamo partiti. La stanza del Tiglio con la soverte Michu che vigila sui passaggi umani sulla scala. Oggi è una bellissima giornata di sole e vento.